alcun commento da parte dell'azienda su questo accordo giunto dopo mesi di contrattazione? Sicuramente oggi è un giorno importante per tutti quanti noi coinvolti in questo processo e abbiamo raggiunto, credo, degli importanti risultati. In primo luogo perché con questo accordo possiamo così, come azienda, realizzare il nostro piano, ma sicuramente perché con questo accordo riusciremo a tutelare i nostri lavoratori di Prato Vecchio e anche al contempo a garantire e tutelare il territorio in cui il stabilimento di Prato Vecchio sta. L'accordo si articola fondamentalmente da un lato nel dare la possibilità di tutelare il territorio attraverso l'impegno aziendale a vendere la cartiera e quindi a mantenere un sito produttivo a Prato Vecchio. E dall'altra parte chiaramente con invece tutta un'altra serie di strumenti a tutela dei lavoratori, in primo luogo quello della continuità lavorativa. Si è fatto avanti qualcuno? Sicuramente noi siamo un'azienda rilevante a livello internazionale, quindi è stato abbiamo raccolto una serie di offerte a livello anche internazionale, siamo in una fase di shortlist dei potenziali acquirenti. Dopo mesi e mesi di lotta, alla fine è arrivato l'accordo, qual è il commento da parte dei sindacati? Il sindacato è molto soddisfatto di questo accordo, soprattutto è soddisfatto dell'esito del referendum che c'è stato tra i lavoratori. Si apre il secondo tempo, un secondo tempo carico di molte responsabilità, ci sono aspettative. Lascia delle prospettive soprattutto a livello industriale, la possibilità di ripartire con una base che ovviamente è una base piccola su cui speriamo di introdurre anche altre persone con l'andare del tempo. Per quanto riguarda me, io faccio parte di quelle del ramo, di quelle che passano direttamente al nuovo proprietario perché lavoro in cartiera, però mi sembra che ci siano buone basi anche per il futuro degli altri. Spero che chi acquisirà poi l'azienda in futuro possa investire in linee produttive su di sopra.